noi abbiamo una sequenza di piedi e mani, vedete che qui continua, ma lasciamo perdere. Ecco qua. Io cammino sempre. È vero. Arrivato qui, altra direzione. Ancora una volta è un animale che non va verso il destino, ma cammina. Che c'è di bello in questo? Se voi... Boni. Silenzio! State buoni! Se potete, state buoni. No, state buoni perché io ho finito, dico la verità. Immaginate che questo sia un elefante, cioè il sedere di un elefante. C'è un angolo fra le gambe che è troppo largo, non può esistere. Allora che vuol dire questo? Ho bisogno di un angolo più piccolo. Per fare un angolo più piccolo che devo fare? Devo alzare il punto di svito. Il bacino di questo animale sta qui e allora l'angolo fra le gambe è quello giusto. Ottengo l'altezza del bacino. Lo stesso faccio per le mani e ottengo l'altezza del cinto scapolare, cioè di questa cosa, o il garrese come si dice per gli animali, per i cavalli, e ottengo un animale che alto 1,5 m, 1,40 m il bacino è 1,20 m circa di cinto scapolare. Sì, li dovresti entrare dentro, non si può stare. Entrare perché non vediamo nulla noi. Questa è una classificazione. Poi abbiamo una traccia bianca che è la direzione dell'animale. Allora siamo d'accordo che ho potuto ricavare l'altezza del bacino. Ricavo anche che il carico massimo dell'animale è sul piede posteriore. Quindi il piede posteriore è portante. Il carico dell'animale è appoggiato sul bacino, la stabilità sulle zampe davanti, un collo e una coda, perché i rettili hanno un collo e una coda. Siamo tutti? Adesso guardate un'altra cosa. Questo è un piede destro, io mi metto qui e cammino. Cammino anche abbastanza normalmente e faccio circa 8 passi nel tempo in cui lui ne fa 12. Cosa vuol dire questo? Le cose sono due: o questo camminava come i pazzi, cosa che è assolutamente irreale, la frequenza dei passi è la stessa, oppure io sono 1,5 volte più veloce di lui. Quindi se io camminavo a 3 km l'ora per questo pezzo, in questo modo, lui in questo momento camminava a 1,5 km di velocità. 1,5 km l'ora, io ho l'altezza. A questo punto mi manca solo di definirlo un po' meglio. Se venite qua, lo vediamo più definito. Questo è scosso i piedi. Siete rotti? Come doveva essere questo animale? Che bacino c'ha? La larghezza massima del bacino è questa, cioè rappresentata da questa riga arancione. Che significa? Che è un animale a bacino stretto e con le gambe sotto il bacino. Quindi il suo carico del peso è sostenuto da ossa che sono tutte allineate. Mentre se voi vedete un coccodrillo o un rospo, per dire un animale che c'è più familiare, abbiamo le ossa disposte ad angolo. Tutti gli animali che hanno le ossa a colonna possono essere solo o mammiferi o dinosauri. Quindi questo era un dinosauro, perché 80 milioni di anni fa i mammiferi erano dei topi di questa dimensione. Ci siamo tutti? Se questo era il bacino, scusate, il cinto pelvico, cioè la distanza tra le teste dei femori, e questo è il cinto scapolare, questa qui è la colonna vertebrale dell'animale, cioè questo pezzo di colonna da questo cinto a questo cinto. Con dei calcoli che noi sappiamo dagli scheletri, sappiamo che se questo è 1,5 m corretto, perché poi è tondo, poi è in movimento, quindi ci sono delle correzioni da fare, ma voi non lo dovete sapere. Questo era 1,5 m, ci dobbiamo aggiungere 1,5 m di coda e 1 m di testa. E arriviamo a 4 m di bestia, 3 tonnellate. C'è di più, una coda di 1,5 m. Attaccata dietro a un bacino alto 1,20 m, 1,50 m, comunque avrebbe toccato terra. Perché non lascia l'impronta? Perché i dinosauri tengono la coda in alto per bilanciare il peso della testa. Allora, se voi immaginate una specie di dondolo che ha la coda dietro, il punto di dondolì dondolà
sulle zampe posteriori perché abbiamo visto il carico massimo e il corpo davanti, che ne risulta? Che se questo camminava normalmente, lento lento, andava bene così. Se doveva correre, avrebbe alzato la coda, alzata la parte anteriore del corpo e corso bipede, come fanno normalmente, se voi avete visto mai i ramarri, quando scappano, camminano su quattro zampe, ma quando devono andare a una certa velocità, si devono alzare, si fanno a U, con la coda tirata su, il corpo tirato su e camminano bipedi, come le galline. Cioè invece di camminare con le zampe piegate, camminano con le zampe tese. Questo era in grado di fare esattamente la stessa. Vi ho detto tutto. Addio. Grazie. Grazie.